Benvenuti a tutti. Questo è il video delle previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oggi è mercoledì 12 gennaio 2022. Oroscopo Ariete. Giornata tutta lavoro e business. Ormai pienamente rientrati nel ciclo produttivo, le vacanze in montagna cominciano a scivolare nel tempo del ricordo, ma la carica infusa dal cambio calendariale è ancora forte, soprattutto oggi, mercoledì, giorno di Marte, il vostro governatore, attualmente in segno di fuoco come il vostro. Peccato che a spegnervi gli ardori, cammin facendo, provveda la quadratura di Nettuno, pigro nella vostra dodicesima casa. Tutta una giornata di alternanze, dunque, ribadite dal sole allo zenith, sintesi di progetti luminosi ma ardui da perfezionare e portare a realizzazione. Da soli l'impresa sembra impossibile, ma con un paio di collaboratori seri e affidabili sentite di potercela fare. Trattative fruttuose e guadagni in vista, si riparte, non di corsa, ma comunque di buon passo. L'amore fiorisce con gesti di affetto e mille piccole cose ma tutte concrete e positive. La coppia rafforza la sua unione. I singoli potrebbero da un momento all'altro ricevere delle dichiarazioni. Oggi non vi preoccupate più di tanto se non sentirete forti emozioni o solo se vi sentirete sterili e apatici. La mattinata va così, ma la serata promette ampia ripresa. Oggi una vostra buona azione di tempo fa vi verrà ricompensata in misura proporzionale. Badate di fare sempre il bene, anche con quello che riceverete oggi. I nati di mercoledì tra le 9 e le 14 potrebbero subire un tradimento sentimentale importante, se vi capita di scoprirlo non fate subito scenate ma cercate di far confessare il vostro partner. Non esitate di fronte alla strada da prendere, a volte bisogna sapersi fidare dell'istinto. Senza pensare troppo. Si prevedono grandi novità in campo sentimentale. Quante lezioni nella vita! Oggi imparerete che è bene essere tolleranti con gli altri allo stesso modo che desideriamo venga fatto a noi. Fate qualche opera buona e aiutate chi ne ha bisogno. Qualche brivido per voi conseguenza della vostra ultima condotta che non ha brillato certo per equilibrio e buon senso. Potreste rifarvi strada facendo ma per adesso ne subite le conseguenze. L'umore è decisamente alterno, momenti di gioia a momenti di tristezza. Non allarmatevi per una situazione, tutto è scritto e seguirà il suo destino. Sarà meglio che iniziate a pensare di mettere da parte qualche piccola somma che potrebbe rivelarsi utile, invece di chiedere un finanziamento o un prestito potreste pensare di risparmiare di più in modo da avere a disposizione le somme giuste al momento giusto. Basta poco per spiccare il volo liberi dal legarci con il passato. Liberatevi di ogni legame con ciò che ormai è dietro le spalle. Non rinvengatelo ad ogni occasione. Vi sentirete liberi di volare. In questa giornata avrete certamente bisogno di introdurre nella vostra vita un po' di spontaneità, poiché le persone che vi conoscono non accetteranno dei comportamenti preconfezionati, ma pretenderanno da voi delle vere reazioni e dei veri sentimenti. In amore dovrete fare i conti con una piccola burrasca che potrà scatenarsi improvvisamente. Se lavorate in un ambiente in cui le gerarchie contano, cercate di non scavalcare nessuno, altrimenti potreste passare momenti difficili. Forse un lavoro andato storto o una risposta poco piacevole di qualche collega vi ha disturbato più del solito ma, non è giusto prendersela con chi non ci entra nulla. Situazione astrale che ancora vede Saturno occupare un segno vostro amico, l'acquario e questa posizione del pianeta vi accompagnerà ancora per lungo tempo. Gli entusiasmi si alzano a fronte di un periodo precedente che vi ha visti un po' spinti e non nel vostro abituale modo pimpante. Una giornata interessante sarà quella di venerdì, e più in generale tutto il fine settimana promette quel momento di compensazione che adesso riguarda soprattutto l'amore. Un amore lontano fisicamente o psicologicamente, per qualcuno un amore da trovare. Lavorate incessantemente per arrivare dove? Dove siete diretti davvero. Avete un progetto oppure vi state semplicemente lasciando guidare da quelli altrui, i quali approfitteranno soltanto del vostro impegno e dedizione? Chiedetevelo oggi, prima che sia troppo tardi per tornare indietro o per pensare a voi stessi. In fondo, ci sono ancora delle modifiche che potete apportare,
ci sono no che potete dire. Ne avete il potere, la facoltà ed anche il diritto. Tutti tornate alla routine e per giunta con un bel po' da fare, effetto del vostro astro guida Marte che governa la giornata, forse però non ha fatto i conti con la quadratura di Nettuno che lo manda in confusione. Con il sole alto nel cielo allo zenith i progetti sono belli e luminosi ma se manca l'energia per metterli in pratica tanto vale. Magari potreste ricorrere all'aiuto dei colleghi con cui, esclusi i momenti di folle competizione, collaborate volentieri e oggi con Mercurio e Saturno in sestile è uno di quelli. Aria più promettente per chi ha un'attività in proprio e con la Luna e Urano in seconda casa potreste giurarci di guadagnare parecchio. Ma di spendere anche altrettanto. Amore ed Eros. Se l'obiettivo è l'amore abbassate pure il tiro, oggi rimedierete al massimo a una buona amicizia. La passioncella nata sui campi da sci rimane un miraggio, un bel ricordo da cullare ogni volta che sentite freddo al cuore. Possessività fuori luogo, non è nelle vostre corde e non vi si addice affatto. Fate attenzione a che alcune influenze esterne non disturbino la vostra relazione d'amore. Giove positivo dal buon vicino segno dei pesci vi mette in guardia e vi fa curare in modo più attento i vostri interessi affettivi, specie se nati nella prima decade. Stiano in guardia i nati nella terza decade, con Venere, Plutone e il Sole negativi possono prendere lucciole per lanterne oppure compiere fatali capocciate, in senso prettamente figurato, contro il muro. I nati in marzo per ora sono i meno disturbati dai transiti planetari e possono godersi avventure e successi erotici a volontà. Lavoro e denaro? Volenti o nolenti per lavoro si torna a viaggiare, ma con la pandemia che impazza è evidente che non lo fate volentieri. Partite armati di gel FFP2 o magari anche 3. Protezione 100%. Obiettivi coraggiosi ma per ora, appunto, soltanto idee. Da qui alla realizzazione c'è ancora un abisso. Acquisti pazzi in saldo, finalmente potete darvi alla gioia, finché in tasca ballano i soldi vi sentite onnipotenti. Potrete essere irritati da qualcosa di non risolto in ufficio. Le stelle consigliano di evitare discussioni, tutto si sistemerà per il meglio nei prossimi giorni. Venere, se siete nati nella terza decade, vi induce a prendervi più pause di relax del necessario oggi in ufficio. Cercate di imporvi un comportamento più razionale e gestite meglio i vostri momenti di pausa. I nati della terza decade con l'appoggio di Nettuno benefico misurano molto bene i tempi di lavoro e quelli di stacco. Benessere. L'energia è ottima, se poi la sciupate in azioni inconsulte o litigate fuori luogo è affar vostro. Importante l'alimentazione, buttar giù tutto di colpo senza masticare come se aveste tutta la fame del mondo non giova né al vostro stomaco, né al vostro lavoro, subito frenato dall'abbiocco effetto di una digestione laboriosa. Rosso il vostro colore, che non dovreste tradire per nessun altro, tra le sette virtù la vostra non è la prudenza, casomai la forza. Il tempo scorre inesorabile e vi fate travolgere dagli impegni della vita quotidiana. È il momento giusto per prendervi una pausa da dedicare al vostro relax. Vi sentirete meglio e molto più calmi. Per lei, che vi piaccia o no, anche un aspetto gradevole, oltre che a un'intelligenza vivace, contribuiscono a dare successo. Questo non significa che si badi di più alle vostre curve piuttosto che al fascino dei vostri progetti, ma non offendetevi se, carine come siete, piacete di più. Per lui, a guardare l'estratto conto vi mettete le mani nei capelli, ma ormai è fatta, dopo un anno così, già destinato a trascinarsi le vecchie problematiche nel nuovo, volevate feste memorabili. E le avete avute, ma tutto ha un costo. Preparatevi a fare cinghia. Colore delle emozioni, arancione. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.